Amici sportivi, benvenuti al dodicesimo appuntamento con il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io, Antonio Castriotta, per Manfredonia TV, il rotocalco che parla di sport, di calcio a 5, di basket e di volley, quindi tutti gli sport che caratterizzano la giornata sportiva di Capitanata. Ecco, partiamo come al solito dal calcio ad 11, parlando del campionato regionale di promozione Girone A. Ieri si è disputata la sedicesima giornata del campionato regionale di promozione. Prima di entrare nel vivo della partita che il Manfredonia ha disputato sul campo di Molfetta, il Poli di Molfetta, partita terminata con il risultato di 1-1 con il Borgo Rosso Molfetta, leggiamoci le partite che hanno caratterizzato la sedicesima giornata ed i risultati. Borgo Rosso Molfetta, Manfredonia Calcio 1932, 1-1, Football Cup Capurso Real City 0-4, Castellaneta Calcio 1962, Canosa 4-1, Donuva Calcio 1971, Norba Conversano 1-0, Riccardo Calcio, As et Lavo Grattoagli 2-2, Nuova Spinazzola, Vigor Bitritto 4-4, United Sly, Rinascita Rutiganese 4-0, Ginosa, Sporting Apicina 4-0. Per una classifica che vede in testa il Manfredonia Calcio 1932 a 44 punti, poi vi è United Sly 43, Vigor Bitritto 35, Real City 30, a pari punti Castellaneta Calcio 1962, Ginosa 25, Borgo Rosso Molfetta 24, Canosa 21, Asset Lavoro Portale Nuova Spinazzola 20, Norba Conversano Rinascita Rutiganese 17, Noicato Calcio 16, Donuva Calcio 1971 14, Sporting Apicina 9, Football Cup Capurso Fanalino di Coda sempre a 0 punti. Detto questo, parliamo ovviamente della partita che ieri il Manfredonia Calcio ha disputato alle ore 11 presso il Poli, il piatto sportivo Poli di Molfetta, e ha affrontato il Borgo Rosso Molfetta, nostra bestia nera, purtroppo così bisogna dirlo, perché il Borgo Rosso Molfetta anche l'anno scorso ci ha purtroppo costretti al pareggio alla 43esimo minuto del secondo tempo per 2-2. Si è verificata la stessa cosa quest'anno, ci sarà una maledizione sul campo sportivo o probabilmente non porta bene al Manfredonia Calcio disputare le gare alle 11 del mattino, se si fa eccezione per quella disputata la settimana prima a Capurso, che abbiamo ovviamente battuto bene. Una partita che il Manfredonia ha quasi sempre tenuto in pugno, è passata meritatamente in vantaggio al 19esimo minuto del primo tempo con un calcio di rigore procurato da Trota e realizzato dallo stesso attaccante. Poi il Manfredonia ha sempre controllato la partita, ha sempre bloccato le sortite offensive dei calciatori del Borgo Rosso Molfetta. Un Kubai in calo, in ombra ieri, non è il Kubai che diciamo abbiamo incontrato la scorsa stagione. Sembrava che questa partita potesse indirizzarsi verso una vittoria, anche perché poi a mio avviso il secondo tempo il Manfredonia lo ha giocato anche meglio rispetto alla prima fazione di gioco, abbiamo avuto anche altre occasioni. Ci sono state segnalate due posizioni di fuorigioco, su qualcuno ci potrebbe essere un dubbio, però diamole per buone. Il Manfredonia ha avuto altre possibilità, anche con lo stesso Perez, di aumentare lo score, quindi di segnare qualche altro gol, e poi arriva quel calcio di rigore assegnato dal direttore di gara, il signor Capotorto, della sezione di Taranto, quando mancavano veramente 20 secondi nel terzo minuto di recupero del secondo tempo, ancora 20 secondi da giocare, ed arriva l'assegnazione di un calcio di rigore per un fallo, un diciamo presumibile fallo commesso da De Filippo, una leggera trattenuta, una spintarella, dove l'attaccante ha certamente, a mio avviso, lo presente lì sugli spalti ad assistere a questo incontro. L'attaccante, a mio avviso, ha accentuato tantissimo la caduta, a mio avviso ha indotto in errore l'arbitro, quindi
che ha concesso un calcio di rigore poi realizzato da Corrado Uva. Bene, una purtroppo partita che il Manfredonia Calcio ha visto sfumare, una vittoria che il Manfredonia Calcio ha visto sfumare diciamo nei minuti finali della partita. È un gran peccato ovviamente, perché il Manfredonia si era ben espresso su un campo difficile dove anche lo Sly aveva, era incappato in un pareggio per 2-2, avevamo ben tenuto il campo, avevamo messo alle corde il Borgo Rosso Molfetta, poca cosa, e poi arriva quel calcio di rigore veramente che ha deluso tutti coloro che hanno assistito a questa partita, me compreso, ma non anche i calciatori che erano in campo. Tanta delusione che si è potuta leggere sui visi dei calciatori, potrete vedere anche le immagini che la regia pura di Andrea Colariani sta mostrando, sia dell'episodio del calcio di rigore realizzato da Torta che del calcio di rigore assegnato in favore del Borgo Rosso Molfetta. Che dire di questa partita? Bene, il Manfredonia ha dovuto fare di necessità virtù, se solo consideriamo che sono partiti due attaccanti di peso, uno Matteo Santoro approdato a Lucera e l'altro al Brizio, che dopo la gara del Noi Capro ha interrotto il rapporto sportivo con il Manfredonia Calcio nel 1932. Il problema qual è? Che il Manfredonia Calcio ieri si è recato a Borgo Rosso con un organico, con una rosa davvero striminzita, specialmente per quanto concerne il reparto offensivo. Sono partiti due attaccanti ma non sono arrivati naturalmente conseguentemente altri due attaccanti a sostituire i partenti, quindi mister Luigi Agnelli ha dovuto fare di necessità virtù, ha dovuto schierare sul fronte offensivo Trotta e Grumo centrali con un Pers esterno d'attacco che ovviamente Nander ha dato il massimo, si è impegnato, ma Grumo ha corso tantissimo, ha subito tanti calcioni anche dai difensori del Borgo Rosso. Trotta si è procurato il calcio di rigore, ma è ovvio che tutto il peso dell'attacco non poteva diciamo confluire solo ed esclusivamente su questi due attaccanti. Avremmo avuto bisogno di sostituzioni che ieri mister Agnelli non ha potuto effettuare, specie per quanto concerne il reparto offensivo. Ha dovuto tenere in campo, ripeto, Grumo quasi fino alla fine, che ha subito tanti calcioni, lo stesso Pasquale Trotta ha avuto un principio di crampi. Sono giocatori che giocano con continuità, un attaccante in sostituzione a quelli presenti ieri ci avrebbe fatto davvero comodo, e sono certo che se ci fosse stato qualche altro attaccante avremmo non soltanto potuto segnare altri gol, ma avremmo vinto tranquillamente questa partita senza alcun problema, perché per quanto mi concerne il Borgo Rosso che abbiamo fatto l'anno scorso era più temibile rispetto a quello di quest'anno, o meglio questo Borgo Rosso non mi ha impressionato. Allora il problema dove? Che la società, nonostante sia trascorso il tempo per poter effettuare gli acquisti e oggi scade alle ore 19 la possibilità di tesserare altri giocatori, non ha purtroppo acquisito prestazioni sportive di attaccanti, ma soltanto del centrocampista diciamo eletto, che è un centrocampista offensivo di Mattinata, che ha avuto anche un passato nelle giovanili, e che dire, occorre tantissimo che il Manfredonia acquisisca le prestazioni sportive di un attaccante se vuole comunque raggiungere l'obiettivo, come promesso diciamo già l'anno scorso, di vincere il campionato, perché anche i tifosi non si accontenterebbero di un ripescaggio, ma sarebbe proprio il caso che Manfredonia quest'anno regalasse a tutti i tifosi una grande soddisfazione vincendo il campionato, perché ci sono tutte le condizioni. In effetti avevamo battuto lo Sly, avevamo 3 punti di vantaggio sullo Sly, ieri questo vantaggio è diminuito perché lo Sly ha vinto e quindi adesso siamo soltanto ad 1 punto di vantaggio sullo Sly. Dovremo affrontare delle partite difficili, dovremo affrontare il Castellaneta in casa il 5 di gennaio, poi affronteremo anche il Vigor Petritto fuori casa e poi dovremo andare a giocare contro lo Sly. Siamo una società blasonata con tanti anni di storia, ben 88, siamo partiti benissimo ed è un vero peccato magari dilapidare una fortuna, ossia questo vantaggio che avevamo
conseguito sul campo meritatamente, battendo anche lo Slavia. Se solo avessimo avuto i rincalzi giusti in attacco, ieri avremmo fatto del Bordolosso Moffetta un solo boccone, di questo ne sono certo. Al termine della partita non sono state rilasciate dichiarazioni da parte di mister Agnelli, ho cercato di intervistarlo, però mi aveva promesso che mi avrebbe rilasciato a Manfredonia, quando non sono tornato a Manfredonia era stanco e quindi non ho potuto avere dei contributi diciamo di intervista da parte dei protagonisti della partita con il Bordolosso, quasi tutti chiaramente delusi da quel pareggio che è arrivato davvero ad una manciata di secondi dalla fine. E che dire, speriamo che la società davvero riesca a piazzare i colpi giusti, mancano pochissime ore alla chiusura del mercato, davvero 2 ore, speriamo che il mercato possa, del Madonna Calcio, possa essere incrementato dall'arrivo di giocatori, attaccanti ovviamente, dal peso, che possono eventualmente essere utilizzati anche nella prossima stagione. Giocatori che certamente darebbero entusiasmo anche al pubblico che vuole vincere questo campionato, sono sicuro che se arrivassero dei nomi anche la tribuna del Miramare si riempirebbe, così come è avvenuto nella gara che il Madonna Calcio ha giocato contro lo United Slide. Staremo a vedere cosa succederà, mancano soltanto poche ore alla chiusura del mercato tesseramento. Detto questo, continuiamo a parlare di calcio, passiamo alla Serie D. Il Cerignola ha battuto per 3-1 la Nocerina, una partita dove non vi è stato confronto tra le due squadre, il livello tecnico è enorme e quindi meritatamente il Cerignola ha battuto la Nocerina e continua il suo cammino di avvicinamento alle posizioni alte della classifica occupate dal Foggia Calcio e dal Bitondo. Tutte e due a pari punti in classifica, 37 punti, Foggia ieri ha battuto in casa il Gladiator per 3-1, una partita diciamo ben disputata dal Foggia dinanzi a un pubblico eccezionale, tanti presenti sugli spalti allo stadio Zaccheria, nonostante la difesa del Foggia fosse stata falcidiata, però questo è un Foggia pragmatico, un Foggia che oramai ha in mente di vincere il campionato di Serie D, ha disputato delle ottime gare, specie in trasferta, ma anche allo stadio Zaccheria, sarà un campionato avvincente sino alla fine. Passiamo al settore giovanile, la Juniores della Fondina Calcio ha riposato, l'ultima partita è stata disputata il giorno 15, mentre gli allievi di Franco Grasso hanno battuto per 3-2 l'Apocalisse. Mentre il Calcio Foggia e l'Accademia non si è purtroppo disputata. Passiamo a parlare del calcio A5, la Sim Manfredonia Calcio A5 ha giocato ovviamente in trasferta contro il Magic Crati ed ha ottenuto una importantissima vittoria per 3-1. Una Sim che finalmente dà una prova di forza, non che non ci sia riuscita sino ad oggi, ha sempre offerto delle buone prestazioni, poi si è messo di mezzo la sfortuna, altre volte anche delle direzioni arbitrali piuttosto discutibili, e questa è una vittoria, la prima vittoria in trasferta, una vittoria di peso della Sim Manfredonia Calcio A5 per 3-1, una vittoria che è stata potenziata anche da un gol segnato da uno degli ultimi innesti nella rosa della Sim Manfredonia Calcio A5 e mi riferisco a Ramirez. Croco e Ramirez sono stati subito impiegati nella formazione titolare che è scesa in campo all'inizio di questa partita. Una partita che è sempre stata condotta da protagonista dalla Sim Manfredonia Calcio A5, dal primo all'ultimo minuto vi è stato il gol della bandiera da parte del Magic Crati, una vittoria che ovviamente dà morale alla squadra, l'avevamo visto anche nella partita che era stata disputata contro il Melilli, Futsal Melilli in casa, che la squadra era in forma, ma oltre alla forma occorrono anche le vittorie. Questa vittoria in trasferta è importantissima per il proseguo del campionato della Sim, che certamente sarà avvincente e diremo la nostra grazie anche ai due nuovi acquisti
Rocco e Ramirez, ma grazie anche a tutti gli altri, lo stesso Ganzetti che ha segnato il primo gol, alla Torre, a Butaguzzi, non mi sto ad elencare tutti, ma lo stesso anche il nipponico Casu che ieri ha segnato un tiro libero per il terzo gol della Sim. Facciamo quindi tanti auguri alla Sim Antonella 5 affinché in questa seconda parte di campionato con i nuovi innesti riesca ad esprimere in tutta evidenza il proprio valore e la propria forza e a vincere le partite che l'accompagneranno sulla termine del campionato, con la speranza che si possano disputare i playoff, che diciamo sarebbe un obiettivo maggiore rispetto a quello prefisso dalla società all'inizio del campionato, che era quello della salvezza, essendosi cavata per la prima volta la Sim Antonella Calcio 5 nel campionato nazionale di Serie A2, quindi chapeau alla Sim. Passiamo al basket, non ha giocato, quindi se ne riparlerà dopo le festività, mentre la pallavolo, la Webim di pallavolo, ha ottenuto una importante vittoria per 3-7-0 contro l'Altamura. Ecco, ci mancano i contributi, purtroppo la nostra trasmissione è finita, ci sono mancati i contributi di Silvi, sia di mister Agnelli, non li ha potuti rilasciare e di questo ovviamente ce ne dispiace, e ci manca il contributo visivo o un'intervista da parte dei dirigenti o calciatori della Sim, poiché hanno affrontato una lunghissima trasferta, sono rientrati domenica mattina e quindi non vi è stata neanche la possibilità di poterli intervistare. Credo di avervi raccontato tutto ciò che ha riguardato la domenica sportiva di Capitanata, di particolar modo delle società che militano nella nostra Capitanata e alle quali siamo interessati. Antonio Cressotta a questo punto vi saluta, vi fa tanti auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo, e ci risentiamo ai prossimi appuntamenti con il punto. Ciao a tutti!